Dì la verità, quante volte ti è capitato di pensare, di fare qualcosa e poi però ti fermi perché pensi, e se poi va male, cominci a entrare in un loop, in un circolo negativo in cui ti metti davanti tutte le possibili conseguenze e probabilità negative che si manifesteranno assolutamente contro di te, facendoti fare una figuraccia o mettendoti in ridicolo o magari facendoti sentire una persona fallita. Fermati e poniti quest'altra domanda. E se poi va bene? E se poi va bene? Cosa succederebbe se andasse bene? Non ti sto parlando di avere un atteggiamento fanaticamente positivo e ottimista che non pensa alle conseguenze. Fai bene a pensare alle conseguenze se questo ti aiuta a prepararti ad ogni eventuale imprevisto. Se invece pensare alle conseguenze negative ti blocca e ti crea la paura di andare avanti, beh, fermati e piuttosto di chiederti e se va male, chiediti e se va bene. Tutte le volte che mi sono sentita dire e se va male e io ho risposto con questa domanda, automaticamente ho visto sul viso delle persone un sorriso che si accennava, perché quando pensi e se va bene, pensi a tutto quello che potrai ottenere se riuscirai a superare con coraggio la paura di agire. Cambia domanda, dipende da te ed è facilissimo. Ciao, alla prossima!